Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi presento un book tag, un nuovo book tag, il book tag e di... E i braccialetti? Sì. Posso anche togliere la manica se vuoi, fare così tutto il tempo. Oggi vi presento un nuovo book tag, il book tag di inizio anno. Sono stata taggata da Manuela, che ringrazio, e quindi nell'info box trovate il link al suo video. Le domande chiaramente riguardano un po' l'inizio dell'anno, quindi tutto quello che ci immaginiamo nel mondo della lettura per questo 2022 che è appena iniziato. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Quanti libri leggerai nel 2022? Allora, non ho assolutamente intenzione di darmi un obiettivo per quanto riguarda il numero dei libri da leggere. Lo facevo una volta, qualche anno fa, ogni anno iniziavo dicendo vorrei leggere 4 libri al mese, però in realtà non riuscivo mai a rispettare questo obiettivo per due motivi. Prima di tutto perché non tutti i mesi sono uguali, quindi ci sono dei mesi in cui ho tanto tempo per leggere e dei mesi in cui invece ho molto meno tempo e quindi non riesco a leggerne 4. Il secondo motivo è che non tutti i libri sono uguali, quindi chiaramente se mi trovo un libro da leggere di 900 pagine sarà difficile che in un mese riesca a leggerne anche altri 3 oltre a quello, quindi non voglio forzarmi perché per me la lettura è un piacere e quindi voglio stare un po' tranquilla, tanto a me piace leggere, quindi anche senza obiettivi so che continuerò a leggere per tutto il 2022. Esistono dei siti, delle app come ad esempio Goodreads che permette di mettersi un obiettivo, di porsi un obiettivo all'inizio dell'anno e poi alla fine ti dice se l'hai raggiunto oppure no, però per evitare per l'appunto una quasi certa delusione non l'ho mai fatto e quindi leggerò come mi suggerisce il cuore e quanto mi suggerirà il cuore, ecco. 3 libri prioritari per il 2022. In realtà io non ho dei libri che sono sicura di voler leggere nel 2022 perché seguo pochissimi autori, in realtà può essere Ken Follett, un autore che pubblica abbastanza spesso, quindi se so che uscirà un suo libro lo voglio leggere, quindi so di volerlo acquistare appena uscito, però poi tendenzialmente vado in libreria e prendo quello che mi ispira, che sia una nuova uscita o un libro più vecchio. Però per rispondere a questa domanda ho deciso di nominarvi 3 titoli che ho nella mia libreria al momento e che devo ancora leggere, che quindi conto di leggere in questo 2022. Uno di questi lo considero un pochino più importante degli altri, poi capirete perché. Il primo titolo che nomino è Parole di conforto di Matt Haig, l'autore di Vita su un pianeta nervoso, Come fermare il tempo, insomma un autore che ha scritto tanto, oltre a romanzi anche libri come questo, quindi libri di crescita personale o comunque quei libri che ti fanno star bene, che ti fanno vedere il mondo sotto una nuova luce. Ho questo libro da un po', a me lui piace moltissimo, perché appunto quando leggo i suoi libri, che sono sempre così piccolini, capito? Brevissimi, veramente io sto bene e quindi conto di leggerlo al più presto, anche se credo che me lo terrò per un momento in cui avrò più bisogno del conforto di questo libro. Il secondo libro che voglio leggere in questo 2022 è Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore di Luciana Littizzetto. Me l'ha regalato la mamma un paio di mesi fa e non vedo l'ora di leggerlo, in particolare perché io ho recitato più di una volta il suo monologo sull'adozione. Lo trovate su YouTube e anche sul mio profilo Instagram, ho un IGTV dove appunto c'è la ripresa di questo monologo che ho riportato, dove parla per l'appunto dell'adozione, di quali sono le maggiori difficoltà, ma soprattutto la parte più bella dell'adozione. Quindi insomma c'è una lettera bellissima che ha fatto il giro d'Italia, questa lettera dedicata ai figli adottivi o
presi in affidamento, come nel suo caso. Quindi insomma, so che sarà un libro che mi emozionerà molto, perché lei stessa è capace di emozionarsi quando ne parla, quindi è qualcosa che lei sente molto, che secondo me sa trasmettere, e quindi spero insomma di ritrovare una bella storia che mi sappia colpire, ecco, che mi sappia far commuovere. Infine, il terzo libro del 2022, quello che è un po' più importante degli altri, è chiaramente Per niente al mondo di Ken Follett. Insomma, ve l'ho nominato prima, sapete quanto io ami quest'autore, quindi nonostante io abbia preso il libro tipo il giorno dopo nell'uscita, ancora non l'ho letto, però conto di leggerlo assolutamente, e come sempre a Ken Follett piace scrivere, però so che non mi deluderà, perché lui è... doveva essere mio marito, poi però purtroppo è nato un po' di anni prima di me, però questo bell'uomo mi sa conquistare ogni volta con i suoi libri. Ma te, ci sono un sacco di leggende su Ken Follett. Te mi dici che si droga. Il sindaco mi disse: non li scrive lui i libri, li scrive qualcun altro, ma sarà impossibile che li scriva lui. Quindi ci sono queste cose, però no, secondo me lui è sobrissimo, li scrive tutti lui perché è un genio. Fine. Vado. Vado o no? Capri, vado. Quale genere letterario leggerai di più nel 2022? Sicuramente leggerò tanti romanzi, perché nonostante mi piacciono i libri di crescita personale, qualche saggio, però sono sempre un numero molto minore rispetto ai romanzi. Visto che mi piacciono i romanzi storici, spero di leggere tanti bei romanzi storici. Tre obiettivi non relativi ai libri. Allora, il primo obiettivo riguarda i libri, ma non quelli che voglio leggere, bensì quelli che scrivo, quindi spero di riuscire quest'anno a pubblicare il mio romanzo. La storia è un po' lunga, non starò qui a raccontarla, comunque di lavoro ancora ce n'è un bel po' da fare, però spero di riuscire a trovare il tempo per potermi dedicare a questo lavoro e poter finalmente pubblicare il mio libro. Il secondo obiettivo è quello di riuscire ad avere un corso mio di yoga come insegnante, chiaramente, quindi in realtà il progetto c'è, quindi dovrei iniziare a breve, però non si sa mai finché non è iniziato, quindi sicuramente un obiettivo di questo 2022 è riuscire a iniziare un corso da insegnante di yoga. Il terzo obiettivo è quello di riuscire a creare un nuovo corso da poter mettere sul mio sito. Ho intenzione di creare un corso molto bello, grande, completo di mindfulness, perché io ho studiato questa bellissima materia e ho anche chiaramente il diploma per poter trasmettere le mie conoscenze anche ad altri. Mi piacerebbe costruire intorno a questo un bel corso di crescita personale a cui unire anche un po' di meditazione e lezioni di yoga. È un progetto grande, però spero di riuscire a realizzarlo in questo 2022. Un libro in attesa di essere letto che devi leggere assolutamente. Ho deciso di farvi vedere un libro della serie Giallo Svezia che ho nella mia libreria. In questo caso ho scelto il titolo L'uomo in vetrina, però in realtà i titoli sono 12. Ne ho parlato anche in altri video. Io ho preso questa collezione di gialli scritti da autori svedesi ambientati in Svezia in edicola tanto tempo fa ed erano appunto 12 volumi. Li sto leggendo tutti piano piano e sono arrivata al numero 7. Non sono un'unica storia, assolutamente, sono tanti autori diversi, tanti libri diversi, e questo è il numero 8, quindi ve lo faccio vedere perché mi piacerebbe in tutto il 2022 riuscire a terminare questi 12 libri, la lettura di questi 12 libri. Voglio andare in fila perché ho una tara mentale, sono una maniaca dell'ordine, quindi non voglio saltare da un numero all'altro, quindi vado in fila. Questo è l'8, quindi insomma me ne mancano ancora 4, spero di finirli quest'anno. Una parola che descriverà il tuo 2022. Sto cazzo. Ho scelto di trovare una parola che descriva le mie letture del 2022, non tanto l'intero anno, perché comunque siamo in un book tag, e quindi scelgo la parola leggerezza, ma non perché voglio leggere tutti i libri leggeri, assolutamente no, ma perché voglio prendere la lettura con leggerezza, quindi sentirmi tranquilla ad abbandonare un libro se questo non mi piace, e sentirmi sempre leggera quando mi metto a sedere, non so, all'aperto, sul mio divano, a letto o anche in bagno, ricordiamocelo, con
in mano il mio libro e potermi rilassare in una bella lettura, in una bella avventura. Quindi mi auguro che sia un anno leggero, senza pressioni, senza obiettivi che devo raggiungere per forza, senza cose troppo pesanti, perché ne abbiamo già abbastanza e è il momento, insomma, di alleggerirci un po'. Bene ragazzi, il video finisce qui, le domande le trovate sotto e ovviamente mi aspetto le vostre risposte, quindi come fate sempre nei commenti. Io non taggo nessun canale, in realtà il tag è aperto a tutti, quindi se avete dei canali o dei social dove parlate di libri e volete dedicare un articolo, un post o un video a questo book tag, taggatemi, così lo andrò a vedere molto molto volentieri. Io vi saluto e ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!